Benvenute e benvenuti sul podcast del Tea Quotidiano. Oggi vi proponiamo la rubrica di approfondimento Che tempo farà? Il programma vuole offrire un'informazione puntuale e precisa sul meteo e su tutti gli aspetti che riguardano il rapporto tra tempo e territorio. Il servizio è rivolto a residenti e turisti al fine di favorire le scelte migliori in caso di escursioni o gite in montagna in tutte le stagioni. Protagonista della rassegna Lorenzo Giovannini, docente di fisica dell'atmosfera all'Università di Trento ed esperto di meteorologia. Buon ascolto! Bentrovati dalla redazione del T, questo è il nostro video podcast sul tempo che fa, che farà e che ha fatto in passato. Cosa possiamo aspettarci da un clima che cambia? Siamo qui con Lorenzo Giovannini, docente di fisica dell'atmosfera all'Università di Trento. E noi nella puntata scorsa abbiamo parlato dell'estate e degli impatti in città. È un tema di cui noi ci occupiamo spesso, abbiamo anche una rubrica dedicata che ci ritorna costantemente, naturalmente con notizie sempre nuove, che è Terra Madre, e è quello dei ghiacciai. Arriviamo da un autunno che ha visto un forte anticiclone a novembre, abbiamo dovuto dare anche la notizia che si è arrivati su 15 gradi al mattino addirittura sui nostri ghiacciai, quello dell'Adamello, e che anche un mese come quello di novembre in cui ci dovrebbe essere un'inversione di tendenza, continua la fusione. Anche lì il trend è evidente, è irreversibile. Allora, il trend è evidente e purtroppo sembrerebbe anche irreversibile, nel senso che anche se ci fermassimo oggi di emettere gas serra, cosa che naturalmente è poco probabile, le temperature aumenterebbero, comunque rimarrebbero su questi livelli ancora per molti anni. Quindi diciamo che i ghiacciai al momento, i ghiacciai che abbiamo soprattutto in Trentino e in Alto Adige, sono al di fuori del loro contesto, cioè sono dei relitti di un'era passata in cui le temperature erano più basse, quindi si stanno pian pianino esaurendo, perché sono appunto, vivono in un'era che non è più purtroppo la loro. Si parla, ha giustamente accennato delle ere, anche nella concezione comune, anche con qualche concessione alle banalizzazioni, si parla tanto di cicli in meteorologia, però i cicli esistono, se vogliamo spiegare anche a chi ci ascolta, no, quando si parla di cicli in meteorologia cosa si intende, cosa vanno a influenzare, quali sono un po' i confini in cui ha senso parlare di cicli annuali, biennali, quadriennali. Certo. Esistono diverse scale temporali in meteorologia e in climatologia che sicuramente vanno a influenzare quelle che sono le condizioni meteorologiche o climatiche di un determinato luogo. Quindi abbiamo sicuramente una variabilità naturale che si sovrappone a una variabilità che noi stiamo inducendo con le emissioni di gas serra. E questi cicli sono appunto causati da fenomeni naturali, ad esempio uno dei più importanti, conosciuto magari, è il Niño. Quindi questo riscaldamento delle acque del Pacifico meridionale che può avere degli effetti anche sul clima globale. Quello è un fenomeno naturale che è sempre avvenuto e che va a modulare quello che è la temperatura media sulla Terra, quindi situazione di El Niño, quindi acque del Pacifico meridionale più calde rispetto alla media sono solitamente correlate con anni più caldi rispetto alla media, e la Niña, che è il fenomeno opposto, quindi il raffreddamento delle acque del Pacifico meridionale, invece sono connessi ad anni un pochettino più freddi rispetto alla media. Quindi in un trend che abbiamo visto, abbiamo parlato, che va verso un po' verso l'alto, anzi... Molto verso l'alto. Un po', insomma, riduttivo. Ci possono essere degli scalini, io dico scalini perché mi immagino il grafico fatto così, che è dovuti anche a questo tipo di fenomeno. Esattamente, se immaginiamo un grafico possiamo avere una media di lungo periodo che tende irreversibilmente verso l'alto e una media invece più di breve periodo che ha delle fluttuazioni, cioè segue questa media di lungo periodo ma con degli alti e dei bassi, quindi con delle onde che vanno su e giù. Quindi
nel contesto di questi anni sempre più caldi, possiamo avere un anno un pochettino più fresco, un anno più caldo, però il trend purtroppo è quello che vediamo tutti. Ecco, il Niño e la Niña si sviluppano, appena detto, nelle acque del Pacifico. Uh-huh. È quasi la, anzi, è tecnicamente l'altra parte del mondo rispetto a dove ci troviamo. Sì. E suppongo che sebbene magari una previsione globale si possa fare con una certa affidabilità, dire che tempo fa in Europa, in Italia, con il Niño e la Niña, vedo che è una domanda molto ricorrente e non ho mai visto una risposta. È corretto o c'è qualche idea invece? Allora, esistono attualmente degli studi, sì, che vengono chiamati teleconnettivi, in cui si cercano di mettere in connessione questi diversi fenomeni a scala globale. La Niña e il Niño hanno un effetto importante naturalmente soprattutto sul Sud America, sull'Indonesia. Li vedono proprio un effetto diretto, esatto. Se accorgono quando c'è. C'è un effetto indiretto molto studiato anche sugli Stati Uniti ad esempio, sul Nord America. E esistono anche degli studi per quanto riguarda gli effetti sull'Europa, però sono naturalmente siamo molto più lontani, come si diceva, e quindi sono molto, possiamo dire, più blandi e meno diciamo certi rispetto a quelli che possono essere invece visti vicino al fenomeno stesso. Adesso a che punto siamo con questa alternanza? Allora, veniamo da un periodo di Niño intenso negli ultimi mesi, ormai è passato qualche mese, stiamo andando verso l'altro, verso un periodo di La Niña, quindi il fenomeno inverso. Che forse è anche correlato le temperature globali record che sono state registrate, questo ha aiutato oltre a tutto il contesto, insomma, antropico. Esatto, anni di, come dicevo prima, anni di con il Niño sono connessi a anni più caldi rispetto alla media, anche diciamo in un contesto di riscaldamento globale. Sì. La ringrazio molto, do appuntamento per la prossima puntata.